Matteo Salvini verrà processato, così ha deciso il giudice Lorenzo Iannelli, accogliendo la richiesta della Procura di Palermo guidata da Francesco Lovoi. Finisce con il rinvio a giudizio la terza udienza all'aula bunker del Lucciardone sul caso Open Arms, che vede il leader del Carroccio accusato di rifiuto d'atti d'ufficio e sequestro di persona per non aver fatto sbarcare 147 migranti nell'agosto del 2019, quando era ministro dell'Interno. Il processo comincerà il 15 settembre prossimo davanti ai giudici della seconda sezione penale. Il reato di sequestro di persona con minori coinvolti è punito con una pena che arriva fino a 15 anni di carcere. Non ci sono gli elementi per il non luogo a procedere di Matteo Salvini, ha detto il GUP. L'udienza preliminare, infatti, non deve valutare se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ma se ci sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio e non ci sono elementi per decidere un proscioglimento. Chiariamo per tutti, perché sento che magari ci sono interpretazioni non corrispondenti poi a quello che sta succedendo. Finora quello che abbiamo avuto è un'udienza che si chiama udienza filtro, cioè un'udienza che serve soltanto a capire se si deve fare un processo. Come sapete abbiamo un'udienza filtro uguale a Catania. Qual è la differenza tra Catania e Palermo? A Catania, anche se era un'udienza filtro, si è voluto approfondire tanto. Sono stati sentiti i testimoni e c'è un grado di approfondimento che a nostro avviso può consentire una valutazione completa. Ecco, passare per sequestratore proprio no. È ridicola solo l'idea. È ridicola solo l'idea. Mi spiace per i miei figli, perché dovrò spiegargli che il papà non rischia la galera domani mattina e che settimana prossima, il sabato, a Dio piacendo, sarà al parco giochi con loro. Questo mi spiace. Poi ho agito da padre e cristianamente sopporto. Se per aver difeso il mio paese dovrò venire qualche altro mese a Palermo, colgo gli spunti positivi. Vorrà dire che darò una mano per quanto in mio potere ai palermitani a vivere in una città più a misura d'uomo. Ecco, oggi ad esempio, se non ci fosse la zona rossa e l'orario di chiusura, al di là di quello che si è deciso in quest'aula, che ha un sapore politico più che giudiziario, sarei andato volentieri a fare un passo al cimitero dei Rotoli, dove giacciono centinaia di bare per l'incapacità amministrativa di dare giustizia anche ai defunti. Commenti. L'ha scritto Palamara. L'ha scritto Palamara. Io penso che nei prossimi mesi gli italiani potranno assistere a chi interpreta la giustizia alla Palamara. Ovvero sia Salvini ha ragione, però bisogna fermarlo e processarlo, e i tanti uomini di legge che invece sono realmente liberi e indipendenti. E conto di incontrare alcuni di questi sulla mia strada, qualcuno che non abbia pregiudizi politici. Sul banco degli imputati ci dovrebbe essere, a mio avviso, qualcuno che gioca sulla pelle degli esseri umani mettendone veramente a rischio la vita. Perché se qualcuno gira non per 6 giorni del mio presunto sequestro, ma per 13 giorni per il Mediterraneo, in attesa di raccogliere altri immigrati, quando il porto spagnolo più vicino dista 2 giorni, chi è il sequestratore? Chi gioca sulla pelle di questi poveri ragazzi? E io sono contento perché al processo sono convinto emergeranno delle verità. Io ricordo a me stesso che si tratta di una nave spagnola che ha raccolto immigrati in acque libiche, in acque maltesi, ha rifiutato uno sbarco, ha rifiutato un porto in Spagna, ha rifiutato un secondo porto in Spagna e ha rifiutato perfino l'arrivo di una nave militare spagnola. Il giudice dunque ha accolto le richieste della Procura di Palermo, rappresentata dall'aggiunto Marzia Sabelle e dal sostituto Geri Ferrara, che aveva centrato le accuse sul non aver concesso un porto sicuro dove attraccare alla nave di Open Arms. Dopo 3 salvataggi in mare, la ONG spagnola nell'agosto 2019 rimase in attesa di un attracco per 20 giorni. Dal 14 agosto la Open Arms attese di fronte alla costa di Lampedusa. In quella data, infatti, il TAR del Lazio aveva sospeso il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane.
Ciononostante l'allora ministro non concesse il porto sicuro, l'attesa si prolungò, alcuni migranti si buttarono in mare per raggiungere la costa a nuoto. A sbloccare la situazione fu la procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, che mise la nave sotto sequestro, di fatto permettendo lo sbarco. Sull'imbarcazione c'erano pure 27 migranti minori non accompagnati, per questo della vicenda si occupò pure il Tribunale della Procura dei Minori di Palermo.